Ciao amici di Italia Squisita, sono Antonio Sorrentino. Oggi siamo nel centro storico di Napoli con me, Salvatore Giuliano di Mimia la Ferrovia, un posto non storico di più. Grazie Antonio. E oggi siamo qui a casa mia, da Mimia la Ferrovia, per presentarvi la ricetta di un piatto di grande tradizione napoletana, il sartù di riso. Una ricetta che ha le sue basi nel Settecento, ma che ancora oggi, nelle nostre cucine, prepariamo con grande amore. Siamo pronti a fare il sartù napoletano. Da dove partiamo? Partiamo da un'altra ricetta mitica che sicuramente avete visto in un mio video di qualche anno fa, il ragù napoletano. E quindi oggi vediamo il ragù napoletano di Salvatore, perché nello specifico il ragù per il sartù tu lo fai un po' particolare. Siamo al presupposto che a Napoli, se vai in un condominio, ok, fatto di 10 persone, 10 famiglie, ogni famiglia fa il ragù a modo proprio. Infatti, qual è il più buono? Quello di casa mia. Sempre che le mamma. È sempre che le mamma. In questo caso, essendo che dobbiamo fare il sartù di riso, quindi non abbiamo bisogno di carni prelibate, tagli importanti, facciamo un ragù che è di maiale. Quindi cerchiamo anche di essere un po' pop, democratici e popolari. Ragazzi, quasi fa la cucina napoletana, ma quella vera. Quindi partiamo con la base grassa per scottare le carni, con olio extravergine di oliva. Questa è una ricetta generosa in tutte le sue parti, quindi dobbiamo essere generosi soprattutto con i condimenti. L'olio è caldo, infatti già sentite che va a sfriccichea con la carne. Bellissime queste tacche. I tagli della carne non devono essere troppo piccoli, perché comunque devono rilasciare tutti i loro umori e sapori con un po' di tempo, chiaramente, della cottura. Tracchie di maiale meravigliose. Bellissimo. Gallinella di maiale, le andiamo a scottare a fuoco vivo. Quindi non può mancare la cotenna di maiale. Si fa anche la braciola di manzo, solitamente, quando si fa un ragù più ricco della domenica. In questo caso una ricetta povera, la braciola di codica di maiale con pecorino, aglio e prezzemolo. Quindi base, e la mettiamo sempre al soffitto. Andiamo a scottare la carne nella parte esterna, in modo che poi durante la cottura rilascia tutti i propri umori e sapori. Le lasciamo andare per circa 10 minuti a fuoco vivo, in modo che facciamo questa bella crosticina esterna. Di tanto in tanto le giriamo e le facciamo andare ancora così. Guarda questa braciola, cavolo. Allora, nel frattempo che la carne, abbiamo detto, si rosa, lo facciamo tutti gli ingredienti che poi serviranno a farcire il nostro sartù, e ce ne abbiamo abbastanza. Abbiamo le nostre cervellate, quindi le salsicce a budello sottile, che io vado un attimo a separare, così le mettiamo a cuocere. Ho già una padella calda dove metto dentro le salsicce. Un tocco di sugna, questo è proprio il metodo che si faceva anticamente. Una foglia d'alloro e uno spicchio d'aglio. E poi una goccia d'acqua. Qua abbiamo la cucina old style. Bellissima, guarda qua. Un goccio d'acqua. Questo è proprio il metodo delle nonne. Questa è la ricetta della nonna proprio. Non sono ricette scritte, tramandate. Questi sono gesti che noi abbiamo solo nella memoria. Nient'altro, non c'è niente di scritto. E le facciamo andare. Nel frattempo facciamo proprio... Fegatini di pollo si usano nella ricetta, e tanto è vero che noi abbiamo preso proprio i fegatini di pollo per ricreare la ricetta originale. Quindi i fegatini li laviamo bene, li tagliamo a dadini, li scotteremo leggermente, che andranno sempre come farcitura all'interno del nostro sartù. Le carni hanno raggiunto una doratura, direi, perfetta. L'olio è abbastanza caldo, e andiamo a abbassare un po' la temperatura dell'olio con un elemento sempre molto light, che a noi ci piace essere leggeri. Un bel tocco di sugna, penso che ci vuole, no? Però noi dobbiamo spiegare, la sugna, cioè, nella cucina napoletana era il primo grasso utilizzato per tutte le preparazioni. L'olio extravergine d'oliva
era una rarità. Anto, per favore, mi passi il prossimo ingrediente della ricetta? Ma questo, mi stai facendo... No? Vabbè. No, io metto, allora, la cipolla, no, io metto la cipolla e poi mettere il basilico. Vai. Io ci metto prima un po' di concentrato. Ma veramente? Io ci metto prima un po' di concentrato. Non è un doppio concentrato, ma è un concentrato abbastanza delicato, dolce, che aiuta a dare colore alla nostra ricetta e un profumo bello intenso. E mo la cipolla. Sempre. E odore d'aglio non ce lo metti? No, il nostro ragù è solo cipolla. Il nostro ragù, l'aglio, non l'ha mai visto. Va bene. Mai. E questa è un'altra particolarità. La cipolla deve avere una cottura molto rapida, perciò la tagliamo così tritata finemente. Cipolla assolutamente ramata, perché ha un sapore... di Montoro ancora meglio. Per due foglioline di basilico ce le mettiamo per cominciare a dargli no, un po' di profumo? No, non ci voglio mettere un basilico. Riaccendiamo a fuoco vivo e facciamo rosolare. Questa è la nostra base. E adesso andiamo avanti con l'ultimo elemento, o il penultimo, vediamo un po'. Ma un po' di basilico possiamo mettere. Lo faccio solo per te, vero? Mi credi, lo faccio solo per te? Bello, spezzettiamo un po' in mano. Vai, pure. Vai, posso? Vai. Ultimo elemento, prima di poi aggiungere il pomodoro, è del vino rosso. Vino rosso che chiaramente consigliamo di usare di qualità, essendo in Campania usiamo un aglianico in questo caso. Andiamo a bagnare la carne e il nostro soffritto e lo lasciamo sfumare lentamente facendogli perdere la parte alcolica. Quindi le salsicce le togliamo e le facciamo raffreddare perché ci serviranno per la farcitura e li tagliamo poi a rondelle. E guardate qua che odore, che crosticina. Adesso qua nella stessa padella aggiungiamo i fegatini. Quindi a olio caldo dell'olio delle salsicce mettiamo i fegatini. Una scottata leggera. Le polpettine le andiamo a friggere in olio di semi di girasole. Questo odore di fegatino, io, è incredibile. No, è la caratteristica del nostro sartù old style, no? Cioè che riprende la ricetta antica. Poi appena sono belli soffritti aggiungiamo un po' di questo marsala secco. E le lasciamo andare delicatamente. Nel frattempo qua invece dobbiamo mettere il nostro... Partiamo con il pomodoro. Vai. A te l'onore. Una passata di pomodoro delicata, dolce, che ce lo rende leggero allo stesso tempo caratterizzante. Tu ci metti un po' d'acqua per cuocerlo? Per cuocerlo sì, perché la cottura è molto lenta. Ci vorrà anche un po' di acqua. Vabbè, sempre dalla fondana possiamo prendere. Dalla fondana sicuramente. Però aggiungerla nei barattoli, vai, travasarli ad uno, questo è un gesto classico che si fa nelle famiglie. Ma soprattutto famiglie, perché dobbiamo dare il tempo al ragù di cuocersi, perché abbiamo bisogno di almeno 4 ore di cottura, anche se abbiamo delle carni che sono già cotte, però per avere una salsa saporita, essendo sempre una ricetta popolare, non si mette niente. Normalmente io faccio la metà della passata che metto, così ho il tempo di farlo cuocere. Facciamo sempre il solito shaker. Sale ce lo mettiamo da dopo. Abbiamo aggiunto tutti gli elementi per il nostro ragù. Lo portiamo a bollore. Appena arriva a bollore lo riabbassiamo per farlo sobbollire lentamente. Questo sobbollire in napoletano si dice adda pippià o adda pappulià, come voi volete chiaramente. Lo teniamo a bassa temperatura e lo facciamo cuocere per almeno 4 ore, in modo che raggiunge il gusto che noi ricerchiamo per fare poi il nostro sartù. Allora, i fegatini sono pronti, li leviamo così si raffreddano. Quindi ce li mettiamo qua nella nostra padellina. Fegatini pronti. Olio caldo. Olio caldo e caliamo le polpettine. Ma queste sono talmente piccole che comunque si fa in fretta. L'olio deve essere giusto, perché se è troppo forte si colorano attorno ma non si cuociono dentro. Cottura rapida, restano croccanti. Thank you.
abbiamo fatto un po' di brodo di carne, lo abbiamo filtrato e questo brodo ci servirà dopo per andare a bagnare e far cuocere il nostro riso. Anto, il ragù ha raggiunto una densità, secondo me perfetta, la parte grassa ci deve essere perché quella patina di olio e di grasso che... Andiamo con il riso? Vai. Siamo pronti? Quindi facciamo una tostatura classica del riso senza parte grassa come base, lo andiamo a scottare a padella rovente. Riso bianco chiaramente. Usiamo un riso bianco. Riso Cannaroli classico, che è un bel chicco, si mantiene intero. Siamo pronti? Lo sentiamo già bello, bollente. Vai. E possiamo andare a bagnare. Quindi aumentiamo la temperatura un'altra volta e andiamo a bagnare il riso e lo andiamo proprio a coprire totalmente con il brodo. Lo facciamo poi asciugare un po' alla volta. Lo facciamo andare per qualche minuto così non si anche facciamo a metà del tempo con il brodo, a metà cottura del riso lo andiamo a bagnare con il ragù, sì, in modo che prende quel bel sapore che dicevi tu prima. E altrimenti attacca, perché è chiaro che il nostro ragù ha una densità stupenda, quindi lo dobbiamo mettere nella seconda cottura così da avere quella cremosità e il sapore che abbiamo detto. Tanto con il riso stiamo andando, è quasi pronto per la seconda cottura. Saluto, a proposito di riso, lo sai che è uscito il nuovo libro di Italia Squisita, un riso all'italiana? Qui ci sono oltre 100 ricette di cuochi italiani, tutto sul riso, risotti, risi, padellate di riso, tra cui anche la mia ricetta del sarto napoletano. La parte del brodo si è asciugata, aggiungiamo il nostro ragù. E il ragù lo aggiungiamo fino a cottura del riso, così da avere sapore e cremosità. Anto, intanto che il riso è a cottura, abbiamo sbollentato i piselli, giusto in acqua per pochissimi secondi. Li teniamo belli croccanti, che li andiamo ad aggiungere in mantecatura. Perfetto. Abbiamo preparato anche le uova sode, classiche, tagliandole in maniera abbastanza fine. Quindi, polpettine, salsicce, fegatini, i formaggi, basilico. Dobbiamo tagliare un po' di provola a dadini, perché una parte di formaggio a pasta filata storicamente si metteva filo di latte, ma noi metteremo la provola perché ci darà ancora più sapore all'interno del nostro sartù. Io riso è cotto, va? Cotto? Bello, al dente chiaramente, perché dopo ha un'altra cottura al forno. Noi in questo caso, invece di mettere il burro come parte grassa, ci mettiamo una parte grassa ancora più saporita, che ci appartiene anche di più. È un lardo di grandissima qualità, chiaramente, che abbiamo praticamente soltanto frullato o, come diciamo noi, allacciato. L'abbiamo reso in pomata. Assaggiare. Devi assaggiare. Buonissimo. Qualche foglia di basilico. Che non deve mai mancare. Che non deve mai mancare. E soprattutto mischiamo i due formaggi. Facciamo un misto di formaggi. Parmigiano. Parmigiano. Pecorino romano. E i piselli che abbiamo soltanto sbollentato, che restano belli, belli freschi. Facciamo proprio questo. Lo stiamo mantecando così esce tutta la nostra cremosità. Bello cremoso. Perfetto, direi. Il colore è quello che volevamo, no? Ragù, un bel colore di contrasto. Lo lasciamo riposare aperto così si raffredda. Torniamo in sala per assemblare il nostro sartù. Abbiamo questa tavola che è meravigliosa, c'è un profumo che non ve lo dico proprio, è incredibile. E passerei proprio all'assemblaggio, quindi partiamo direttamente con la prima fase, quella di foderare lo stampo, dove poi chiaramente andremo a porre pazzesco. Questo è proprio il savarin, direi, no? Il classico, dove si fa anche il babà napoletano, è proprio lo stampo delle feste, lo stampo della domenica. Come si chiama? No, si chiamava soprattutto, perché deve essere alto, più alto è più bello. Andiamo a
mettere la sugna, quindi visto che abbiamo usato poco condimento fino adesso, lo insugniamo. Aggiungiamo giusto un altro po' per andare a foderare il nostro stampo. Sì. Quindi facciamo con l'aiuto di un pennello, abbiamo questa sugna che abbiamo lasciato fuori dal frigorifero in modo che ci resta bella morbida. Mi raccomando, insugnatelo bene perché ci serve anche da antiaderente. Quindi su tutta la superficie. Questa è anche una superficie abbastanza complicata, abbiamo scelto. Infatti perciò il pennello, come vedete Salvatore lo sta insugnando bene, perché dopo noi lo dobbiamo sformare. Secondo passaggio, il pan grattato. Sì, che ci dà la parte della croccantezza all'esterno. Fai il giro, passiamo bene, così scende su tutta la parte dello stampo. Ci mettiamo un piatto sotto, così poi facciamo defluire quello in eccesso fino al bordo del nostro stampo, per farlo bello alto, e con la spatola lo incominciamo a bloccare. Non deve essere troppo spesso la... Quindi andiamo a rivestire lo stampo nella parte più esterna con il riso. Questa è un'operazione che sembra, diciamo, difficile. È difficile su questo stampo un po' ziglinato, ma sullo stampo liscio è una cosa abbastanza semplice. Come vedete ha una buona consistenza, quindi è spalmabile e sia cremoso, no, la sua struttura. Ma se è liquido, Salvatore, non si attacca. Certamente. E se è troppo duro fai fatica a spalmarlo. Questo è proprio densità giusta. Ti metto un altro po' dall'altro lato, così lo completiamo sulla parte larga. Quindi foderiamo anche la parte centrale, no, del buco. Partiamo con le carni? Sì, le polpettine le mettiamo dentro al nostro ragù. Bene, le facciamo insaporire. Così le utilizziamo per farcire e poi per decorare alla fine. Ci aiuta anche a dare un altro po' di morbidezza. Un piccolo strato prima di ragù. Iniziamo a farcire con le cervellatine. Perfetto. I fegatini. C'è ancora questo profumo che rilascia di alloro. Anzi, pensavo che io era abbondante, che, ma tu... Che male non fa. Questa è una ricetta abbondante, generosa. Pochissimo, un poco di uovo che gli dà questo bianco all'interno. Qualche pezzettino di basilico ci vuole, che ci dà un po' di profumo. Sei del re del basilico, la provola affumicata. E finiamo con ragù e polpettine. Prima di mettere i formaggi, no? Abbiamo fatto già un mix di formaggi, sia il pecorino che il parmigiano, e andiamo a concludere. Io ti metto il riso e tu lo finisci. Vai. È un piatto di pazienza che però ci rende impazienti. Questi sono piatti che vanno proprio contro la vita moderna attuale, no? Che va sempre di corsa. Invece questi sono piatti che vanno aspettati, che vanno fatti proprio con i gesti. L'abbiamo sigillato bene, lo facciamo compattare. Passiamo ziglinatura per ziglinatura, così dopo, quando lo andiamo a sformare, abbiamo la compattezza per non farlo aprire. Perché questo, Salvatore, è la prima sfida. Che poi quando andiamo a sformare, se si apre tutto, abbiamo sbagliato il sartù. E lo finiamo con il mix di formaggi e pan grattato, così fa quella crosta sopra. E lo finiamo con delle gocce, no? Sempre un po' di sugna. Sempre per quella questione che dobbiamo essere coerenti a quello che abbiamo fatto fino adesso. Il nostro sartù è farcito, siamo pronti, lo possiamo infornare. Lo inforniamo a 180 gradi per circa 45 minuti. Ci vediamo tra poco. Thank you.
Anto, dopo la cottura in forno, l'abbiamo fatto riposare, si sta assestando. Una bella crosta sopra. Bello croccantino. A te l'onore. A me l'onore, capito? E tu il bicchiarello, perciò è un po' più becchiare. Vado, eh? Vado. Siamo pronti. Uno, due e tre. Wow. Io sento già un rumore. Già che è andato. Pronti? Perfetto, guarda. È uscito qua proprio perfetto. Qua alto. Lo guarniamo, finiamo la guarnizione. Riempiamo il nostro buchetto. Che meraviglia. Posso? Vai. Sempre generosi. Vai. Sempre generosi. Formaggio e qualche cimetta di basilico. Ecco il nostro sartù di riso tradizionale. Che spettacolo. Chiaramente provate a farlo a casa, altrimenti vi aspettiamo da me alla ferrovia. Andò, o li massaggiamo o no? Mo assaggiamo. Assaggiamo. Ma ci tocca, ma fa. Mamma mia, guarda qua. Io direi che è uscito bello generoso, no? Come piace a noi. Bellissimo. Croccante fuori e dentro morbidissimo. Andiamo? Vai, vai. Vedi il fegatino. Mamma mia. Senti questa morbidezza e la croccantezza esterna? Ma il sapore. Casa. Questo è fama. Che se fa muovere, io mi mangio. Buonissimo. Complimenti, signor Sorrentino. Veramente ottimo lavoro. Sei grande. Ragazzi, vi salutiamo e vi aspettiamo alla prossima ricetta su Italia Squisita. Ciao ragazzi, grazie. Ciao a tutti.